In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliene chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe». Il mio professore di spiritualità orientale, forse il più grande maestro di teologia che abbia mai avuto, padre Thomas Pidlick, salito in cielo qualche anno fa, era solito integrare le lezioni con aneddoti e curiosità che ancora oggi rimangono vivi nel mio bagaglio spirituale. Un giorno ci spiegava che il credo non va recitato «Credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra». E noi tutti rimanevamo lì perplessi. «E come si recita, professore?» chiedevamo. E lui: «Si recita così: Credo in un solo Dio, Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra». Capite la differenza? La virgola nella versione greca originale è dietro padre, quindi ci si ferma al padre, si sospende il ritmo e poi si riparte. Perché questa è la novità del Vangelo, la paternità di Dio. Noi attraverso Gesù abbiamo conosciuto un Dio che è padre, anche onnipotente, ma questo lo sapevamo già. Dio è anzitutto padre. Bellissimo. A commento del Vangelo oggi aggiungo anche questo audio, estrapolato dal film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, nella famosa scena della spogliazione delle vesti sulla piazza di Assisi. È un'interpretazione certamente variopinta, ma è fedele al senso. Francesco riconosce di avere un padre nei cieli e in quella figliolanza è libero ora da ogni legame sulla terra. Voglio essere povero. Sì. Sì, un povero. Cristo era povero. I suoi apostoli erano poveri. Voglio essere libero, come sono liberi loro. Vostra grazia, anche un povero ha rispetto per suo padre, no? Ma tu non sei più mio padre. Quel che nasce dalla polvere è polvere. Ma quel che nasce dallo spirito è spirito. E io ora rinasco a nuova vita. Padre, ti restituisco quello che ti appartiene. Le tue cose, il tuo patrimonio. Anche il tuo nome. Non ci sono più padri. Non ci sono più figli. E chiunque abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padri, o madri, o ricchezze, o averi, per seguire il nostro vero padre, riceverà 100 volte di più nella vita di domani. Mio Dio. Copritelo! Copritelo!